Prendetevi o sparo! Oh, perfetto! Che altro posso fare? Non mi lasciano toccare né provare le loro auto. Quindi gioco con il mio carro armato. Vi sembrerà strano, ma i carri armati militari vengono sempre collaudati. Grazie al cielo, non quassù. Abbiamo trovato un posto in Italia dove vengono testati i migliori carri armati. E anche per loro esistono circuiti di prova, giuro. Non è un'ambientazione tipica per un carro armato. Quando si pensa a un carro armato, ci si immagina il deserto o la giungla, giusto? Non un circuito di prova. Questa è la pista d'addestramento per carri armati. Come i soldati, anche i carri devono superare un duro addestramento prima di scendere in campo. Un carro armato da battaglia è una delle cose più difficili da progettare in campo terrestre. Oggi i sergenti istruttori sottoporranno due gigantesche reclute metalliche ad alcuni test di base per accertarsi che siano pronte per le peggiori condizioni di guerra. Otto Melara è l'ultimo passaggio prima di consegnare i carri all'esercito italiano. Otto Melara è uno dei migliori produttori al mondo di carri armati. Per la prima volta le nostre telecamere entreranno negli stabilimenti per spiare i segreti dell'addestramento dei mezzi blindati. Noi verifichiamo in fase di collaudo la conformità ai requisiti militari emesso dallo Stato Maggiore italiano. Quindi se il carro è conforme esattamente ai requisiti militari, è pronto alla battaglia. Ariete è il primo. Grosso, veloce e potente. Pesa 54 tonnellate, circa 20 volte il peso di un'auto, e raggiunge l'incredibile velocità di 70 km l'ora. È un mezzo di prima linea dell'esercito. Caratterizzato da tre parametri. Mobilità molto elevata, potenza di fuoco molto elevata, ha un cannone da 120 mm e un'elevatissima protezione balistica. Il PZH-2000, invece, è per le operazioni sulla lunga distanza. Il suo cannone può colpire bersagli fino a 30 km. Ma prima di entrare in azione, questi colossi vengono messi alla prova. Si parte con un test di velocità. Nonostante le sue 54 tonnellate e nonostante sia un carro armato, questo bambino deve muoversi come un atleta. Deve saper accelerare in fretta, fermarsi in poco tempo e addirittura piroettare. Può fare quindi anche il pivot, ovvero la rotazione del mezzo con la canna stabilizzata su un punto. La mobilità va bene, ma il prossimo test sarà il più duro della giornata. Ariete dovrà salire su una rampa inclinata di 60 gradi. Non soltanto salire, ma anche scendere. Se i freni o la retromarcia falliscono, 54 tonnellate di metallo andranno a schiantarsi. Nessun problema. Ora per i sergenti istruttori c'è un'altra sfida, provare ad affondare la recluta. Ariete verrà immerso totalmente in questa vasca da 400.000 litri d'acqua. No, ancora un po'. La minima perdita può significare il peggio non solo per i soldati bloccati all'interno, ma anche per la delicata strumentazione di bordo. Il tizio al telefono non sta chiamando i soccorsi. Il suo compito è fare da vedetta all'autista. L'attrezzatura e i soldati sono sani, salvi e asciutti. E ora il collaudo della potenza di fuoco. Il PZH è dotato di un'arma eccezionale. Un cannone calibro 44 120 mm che può colpire un bersaglio in movimento di giorno e di notte. Ariete, il mezzo di prima linea, può sparare fino a 3 km. Entrambi hanno diversi mitragliatori e lanciagranate. Ma con una simile potenza di fuoco bisogna uscire dalla città per fare i collaudi.
Accertarsi che queste armi funzionino perfettamente è di estrema importanza. Per questo, gli ingegneri devono testare i cervelloni al loro interno. Questo computer dà loro tutte le informazioni necessarie, dalla temperatura esterna alla posizione del carro ai dati del bersaglio. Controlla anche i cannoni e i telemetri laser. Questi sensori garantiscono che il computer funzioni correttamente. Se per esempio i comandi del cannone sono guasti, i soldati all'interno potrebbero essere in pericolo. Collaudare questi carri è un'impresa seria. Valore tecnologico c'è in ogni suo punto, a partire dalla quantità di impianti che ci sono dentro, a partire dalle protezioni balistiche, è tutto complesso. Quando si tratta di guerra, essere pronti a tutto e ben protetti contro ogni evenienza è di fondamentale importanza. Questi grossi mostri sono pronti ad entrare in servizio nell'esercito italiano.